E iri di amari orientu che erenti a nomi anicchiare. C'è la mina da erenti monti anghiri anaiolo. Io ni maruaini mai urini manaiolo lo vita staranò. E diranno che mintia entu ciò. Uci marindini amaienna io, purighi maiare mare noio diene. Carina munna ieri vaio c'è muori altra. E di rimonta di mina gaiarandi mandine, chi maraia lenti roscio reghi là. Carina naiole, naiole. Erinamu namu e merinda yondini mi shara yo la yeranu pura no yana marina kukere yamuna yorana Niara malayenda lattana sharata coma tu. Isiranu mananiuni e rempiani dalla yonda naha. Malakunta come adinu suga maiuni e ridano ma calarontira. Shani hiria che ne esce. Da lode al segnamento al Signore e benedici il Re dei secoli. Egli ricostruirà in te il suo tempio ormai distrutto. Egli ti allieterà e allieterà tutti i deportati, perché il Signore che costruisce la sua casa. Yamula numa shonti matusta ronca lomati, akuriti masturindolo nianone me, arini mundayendu lama tushindoro. O murini umuna yuma keshwana mannino, Urini hanno girare che a dire hanno la molla ie. Io esalto il mio Dio e celebro il Re del Cielo, e esulto per la tua grandezza. Beati coloro che ti amano, beati coloro che gioiscono per la tua pace. Pace tra cielo e terra, pace nei cuori maiuliano. Nurimuna numa kishu yankoli tindaste, turani mantullara non mi anayu.
Yanu Maridi Duruonga Maruna Lore Anna Maye Shayara Nomiala. Tutti adesso, tutti alla commoscia, oia che con sale io. Aranamina non è nesci, non te ne merendolo. A ti animi di anna li mia naio rana maiala. Chiamarini munda io rementi stegere nenda io rene. Fiuminta lenti anina iarana naio. Oruna niuma lunga rola care. Annianina iarana iala. Noi siriani, o morai in un'allerena ierana, a marchinti nati rendini, di amore non mi alò, più arani mi alò. Signore, questo canto di gioia penetra dentro i nostri cuori e metta fuori ogni tristezza. O Dio della luce, scendi dentro di noi, di là delle tenebre. Signore Dio della luce, Dio della vita, vieni presso quelli che abitano nell'ombra della morte. Comanda tu allo Spirito perché risvegli i morti. Spirito di Dio, aleggia su di noi, aleggia sui morti e fa che ritorni la vita. Spirito di vita, scendi dentro di noi e dà a tutti la gioia di cantare, la gioia di essere. Fratelli, che veniamo tutti da Rimini, la città del peccato è diventata la città dello spirito. Abbiamo avuto delle esperienze meravigliose. Io prego tutti voi, fratelli e sorelle, che avete avuto l'esperienza dello Spirito, voi che ritornate da Rimini, voi che con me avete condiviso momenti di gioia e di esaltazione, rendete grazie al Signore, benedite il Signore Re dei secoli, esaltatelo e date testimonianze di quello che avete visto, di quello che avete sentito, di quello che avete provato, perché il Signore è il Dio nostro, il Dio della vita, della luce. Alleluia. E adesso chi ha avuto delle esperienze a Rimini, beato chi ricostruirà Gerusalemme, città di Dio, beato chi metterà mano all'opera per la costruzione del tuo tempio. Signore, tu ci hai dato questa parola che è in Tobia 13. Hai detto: beati coloro che costruiscono Gerusalemme e che mettono mano alla ricostruzione del Tempio di Dio. E siamo noi che dobbiamo mettere mano alla ricostruzione del Tempio derocato e dobbiamo ricostruire Gerusalemme in questa valle in cui c'è tanta distruzione. Gerusalemme sarà riedificata, questa è la profezia che ci viene, sarà riedificata. I figli degli uomini l'hanno distrutta, ma noi la riedificheremo, la città del nostro Dio. Il Tempio è stato deroccato, ma noi lo ricostruiremo per dare culto al Signore. Alleluia. E allora vorremmo dedicare un poco di tempo a qualche testimonianza, in modo che quella che abbiamo provato a Rimini ricada un po' su tutti noi e l'esperienza di pochi sia l'esperienza di tutti. Vediamo qualche giovane che è stato a Rimini, che ha avuto qualche buona esperienza, ce la possa comunicare e poi insieme loderemo il Signore, lo benediremo per quanto ci ha detto e ha fatto dentro di noi. Signore, io innanzitutto ti ringrazio per il mio fratello Marcello, che con un occhio solo ha letto così bene, ha cantato così bene, da riscuotere l'applauso di 30.000 persone
riunite lì alla Fiera di Rimini. Signore, ti ringrazio perché questa è una testimonianza della forza d'animo che soltanto il tuo spirito può dare. Io ti ringrazio perché nella prova del fuoco si vede se quello che riluce è oro oppure sia moneta falsa. Ti ringrazio perché nella prova questo mio fratello, nella prova ha dimostrato che veramente la sua lega è buona e per questo io mi allieto con lui e dico a tutta la comunità di rallegrarsi con lui, ma di benedire il Signore e pregare il Signore perché gli recupera pienamente la vista in modo che possa stare ancora in mezzo a noi, cantando, lodando Dio e esortandoci a camminare nella via del bene. Ti ringrazio ancora per quella bella esperienza che è avvenuta alla stazione di Rimini, prima della partenza, quando circa 500 giovani cominciarono nelle bresse dello Spirito a cantare, a lodare, a tripudiare, mentre qualcuno riprendeva nel film tutto quello che succedeva e mentre i poliziotti accorrevano per sedare perché non sapevano di che cosa si trattasse. Ti ringrazio per quella bella esperienza comunitaria e ti prego che non siano soltanto esperienze superficiali, ma siano esperienze che penetrano nel fondo della nostra vita e la cambiano. Perché è un'esperienza che non muta la vita, è un'esperienza fasulla. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. E adesso do il microfono a qualcuno. Padre Matteo ha ringraziato il Signore per Marcello, anch'io lo ringrazio. Però io devo dire anche una cosa, sono stata vicino a Padre Matteo, ma mi succede. Abbiamo ascoltato tante belle testimonianze, lodiamo, benediciamo il Signore e guardiamo a quella ferita del costato di Cristo da cui tutti siamo nati e dentro cui tutti dobbiamo ritornare, perché è nel costato di Cristo che noi rinasciamo a vita nuova. Quel costato è sempre aperto. Siamo nati da quel costato, poi ci siamo dispersi nel mondo e Cristo ancora tiene aperto il suo costato, perché tu vuole che tutti rientriamo in Lui, perché in Lui c'è la vita, in Lui c'è la luce. Gioiamo nel Signore e così chiudiamo questa bella serata. Con un bel canto, poi il sacerdote ci darà la sua benedizione. Ci diamo appuntamento così prossimamente, secondo gli orari e le giornate stabilite, però vorrei ricordarvi che il giorno 12 maggio, venerdì, non questo, l'altro venerdì, ci sarà la mistagogia dell'arcobaleno a Margifaraci. Sarà una mistagogia molto bella. Già hanno preparato l'arco che è all'altezza di 4 metri rotto e poi una larghezza di circa 8 metri. È l'arcobaleno, simbolo di Cristo. Entreremo sotto quell'arco. E lì celebreremo il nostro giubileo, cioè gusteremo il nostro giubileo. Ci saranno le danze con i cembali, le ragazze sono pronte per suonare i cembali, per danzare. Sarà una bella serata all'insegna dello Spirito che ci fa camminare. E allora gioiamo ancora nel Signore, un bel canto e poi concludiamo. Nel nome del Padre e del Figlio.
e dello Spirito Santo. Amen. Dio ha scelto questi uomini santi nella generosità del suo amore e ha dato loro una gloria eterna. Alleluia. Il Signore sia con voi. Celebriamo la festa dei santi apostoli Filippo e Giacomo. Chiediamo al Signore la fede, l'ardore di questi due apostoli, i quali testimoniarono col martirio questo legame con Cristo Signore. Confesso a Dio Onnipotente. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Che rallegri la Chiesa con la festa degli Apostoli Filippo e Giacomo, che le loro preghiere concedi al tuo popolo di comunicare al mistero della morte e risurrezione del tuo unico Figlio, per contemplare in eterno la gloria del tuo volto, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, vi rendo noto il Vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in quella forma in cui ve l'ho annunziato. Altrimenti avreste creduto invano. Vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di esse vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre, apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo, fra tutti, apparve anche a me come a un aborto. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Tommaso: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre, ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me, ma il Padre che in me compie le sue opere. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità vi dico, anche chi crede in me
compirà le stesse opere che io compio e ne farà anzi di più grandi, perché io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io ve la farò. Parola del Signore. Da a Gesù. Signore, mostraci il Padre, e tanto ci basta. Gesù, quasi indispettito, risponde a questo desiderio vivo di Filippo, nato dal fatto che Gesù sempre parlava di suo Padre, e poco prima aveva affermato, dopo la proclamazione di Tommaso: se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Anzi, fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gesù afferma, dopo aver detto: io sono la via, la verità e la vita, risposto a Tommaso, Gesù afferma: voi avete veduto mio Padre. È per questo che Filippo dice: ma Signore, mostraci questo Padre. Tu dici che l'abbiamo veduto, mostraci questo Padre. Non chiediamo altro. E Gesù: Filippo, ma tu parli sul serio, Filippo? Tu già hai veduto il Padre. Chi vede me vede il Padre. Chi conosce me conosce il Padre. Perché io sono nel Padre e il Padre in me. Perché le opere che io faccio sono le opere del Padre. Riconoscete che io sono il volto del Padre, quantomeno delle opere che io faccio. Il Padre risuscita i morti e anch'io risuscito i morti. Non l'ho detto altrove. E poi aggiunge una parola: anche voi farete le opere mie. Cioè, anche coloro che credono in Cristo sono come Cristo. Faranno le opere di Cristo, come il Figlio fa le opere del Padre. Così anche chi crede in Cristo, chi ama Cristo, chi è in Cristo farà le stesse opere di Cristo. Anzi, ne farà delle maggiori. Perché la forza che è in lui sarà ancora più grande. Infatti, io vado al Padre e di là manderò il mio Spirito. Sono parole di verità, perché Gesù afferma con giuramento quanto ha detto. Tutto questo ci dice che noi dobbiamo avere quantomeno i desideri di vedere Dio. Mostraci il Padre e tanto ci basta. Gesù ci dice: io sono il Padre. E dice anche di ciascuno di noi che siamo Cristo, che ognuno di noi mostra il volto di Cristo, quantomeno nelle opere. Perché le opere che noi facciamo sono le opere di Cristo. E allora il Cristo è in ciascuno di noi. Si tratta di questo, che dobbiamo lasciarlo trasparire dal nostro volto, dalle nostre parole, dalle nostre azioni. Vogliamo vedere il Cristo. I greci si erano avvicinati a Filippo. Gli avevano detto: vogliamo vedere Gesù. Ora Gesù vive in noi, e che noi non lo manifestiamo. Abbiamo la maschera umana, i modi di parlare umani, il modo di agire umano, ma in realtà è Cristo che vive in noi e che opera in noi.
Dobbiamo lasciare che Cristo si manifesti in noi, si mostri talmente vivo in noi che gli uomini vedendo noi, ascoltando noi e osservando quello che noi facciamo, dicono veramente qui c'è il Cristo e si convertano. Dobbiamo soprattutto dimostrare che vive in noi lo Spirito di Cristo, che è l'amore. Amatevi gli uni gli altri, questa è la grande opera. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Da questo conosceranno gli uomini che il Padre mi ha mandato e che io vivo nel mondo. Noi siamo la rivelazione di Cristo. Gli uomini debbono vedere Cristo in noi, toccare Cristo in noi. Soltanto vedendo e toccando Cristo si potranno convertire. La parola di Dio si converte gli uomini, ma questa parola incarnata in noi, che si mostra vivente in noi, che convince di più gli uomini, i quali vogliono vedere più che sentire. Fratelli e sorelle, tutto questo ci interpella a una vita così trasparente da mostrare il vivente dentro di noi, perché gli uomini vedano Cristo attraverso le nostre opere, attraverso il nostro comportamento. Quanto è grande la nostra responsabilità quando mostriamo ancora il volto umano, le opere umane, le opere della carne e non lasciamo trasparire Cristo. Gli uomini hanno questa sola prova irrefutabile sulla bocca di Gesù. Vedono le vostre opere buone e glorificano il Padre. Vedono che voi vi amiate e riconoscono che il Padre mi ha mandato per la salvezza del mondo. E questa è la responsabilità che dobbiamo sentire ed è questa responsabilità che deve dare un volto nuovo alla nostra vita. Amen. Adesso vorrei dare la parola a qualcuno che è venuto a Rimini, perché quelli che è venuto a Rimini abbiano una certa ricaduta sul gruppo, in modo che ci sia un certo contagio. Abbiamo visto cose belle a Rimini, abbiamo gustato lo spirito. Tanti di noi erano presenti con un po' di difficoltà, perché andare a Rimini comporta un po' di sacrificio. Guardate anche il nostro diacono, Marcello, con difficoltà, è andato a Rimini e ha cantato, leggendo il Vangelo con un occhio, e ha cantato così bene che tutti hanno applaudito per 3 giorni. Proprio è l'opera di Cristo, l'opera dello Spirito, che pure nella infermità ha fatto cantare e non ha fatto indietreggiare questo nostro fratello. Sono opere buone che edificano. Noi tante volte siamo pronti a criticare, vedendo le opere umane, e non ci accorgiamo delle opere divine che si manifestano in noi. E così tante altre persone sono rimaste trasformate dalla grazia del Signore, hanno gioito, hanno cantato. Ecco, io vorrei che guardassimo le opere di Cristo, che si manifestano in noi, perché noi possiamo glorificare Cristo e vivere secondo la grazia dello Spirito.